mobilità articolare e conoscenza degli schemi posturali di base. Decubito supino, braccia tese lungo il corpo. Estensione del bacino, gambe tese. Estensione del bacino con estensione delle braccia, mani incrociate in rotazione esterna. Contro movimento delle braccia verso il basso. Estensione del cingolo scapolo-omerale e posizione seduta con punte dei piedi flesse. Posizione raggruppata con braccia alte. Decubito supino raggruppato con braccia raccolte. Decubito supino, gambe tese a 90 gradi rispetto al suolo, con braccia tese e cingolo scapolo-omerale in estensione. Rotazione esterna delle caviglie, 3-5 volte. Mantenere la rotazione esterna delle caviglie e portarsi alla posizione seduta con braccia in alto. Chiusura del tronco in avanti. Nel decubito supino a gambe tese a 90 gradi rispetto al suolo, la zona lombare deve essere a contatto completo. Nella rotazione esterna delle gambe, il piede deve essere flesso e in posizione prona.